Stardust presenta Fantastimondo! Plant a few seeds, you must get up and work, not sleep. Dig and hoe, watch them grow. As ye sow, so shall ye reap. Better work while you can, be a diligent man. Yes, it's better to earn your keep. Do not shirk. Do your work. As ye sow, so shall ye reap. Working can wait. This is paradise. Having no work to do. Taking it easy too. Working can wait. Let it wait. Darling, it's true. This is paradise. Si gela qui dentro. Non ho mai avuto freddo come oggi. Accia. Ho freddo. Eppure ci deve essere qualcosa da mangiare qui in giro. Adesso capisci quello che provavo io, mamma. Non ti piacerebbe mangiarti una succulenta bistecca ricoperta da cipolle dorate? Immagina un attimo patatine, pannocchie abbrustolite con burro fuso, spinaci, torta di fragole ricoperta di ciuffi di panna montata, e magari un bel bicchiere di... Oh, siamo salvi! Ehi, che maniere sono? Dobbiamo ringraziare il cielo per tutto questo. Non credi che dovremmo dire forse una preghiera? Ha 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 ha
Quel povero ragazzo sta impazzendo. Non mi sorprende se cercasse di mangiare me. No, oh no, no, non farlo, sono io, sono il tuo cane. Wow, wow, ti ricordi? Qualcuno, qualcuno gli spieghi chi sono. Non potresti farla franca, ti sto avvisando, ti impiccheranno, verrai punito per questo. No, no, non farlo, Bau. No. Scusateci, eravate a tavola, vero? Che buon profumino! No, non volevamo disturbarvi. Vedete, noi stavamo passando di qua e allora... Avete fatto i vostri comodi e ora arrangiatevi. Ama i tuoi vicini. Oh, scusateci, eravate a tavola, vero? Beh, no, 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 non volevamo allora, disturbarvi. Allora, perché non entrate un attimo e vi fermate a cena con noi? Abbiamo molte cose buone. Sì, signor Porky. Ho imparato davvero la lezione. Inverno prossimo non mi vedrete più così affamato e infreddolito. No, signore! E questo cos'è? Ma è primavera! Working away, this is paradise, having no work to do, and taking it easy too. Working can wait. That's all, folks. Oggi corrida. Venite ad ammirare i più grandi toreri. Matadores, Picadores. La cucaracha, la cucaracha. Mario, la cucaracha. La cucaracha, la vaya. A pocharle la agua fría. Porque le rompieron la olla. A una prima hermana mía. La cucaracha, la cucaracha. Me mató mi gallo blanco, porque ya estaba cantando la semilla de un canto. Cucaracha, la cucaracha, no tiene por falta. Tamales caldi, tamales caldi, io li vedo ben bollir. Tamales caldi, ve li consiglio, sono buoni da morir. Tamales caldi, tamales caldi, io li vedo ben bollir. Tamales caldi, tamales caldi. Questo pomeriggio, corrida, ore 14. Panchi Pancho!
mezzo, Slopsy Mopsy Rosenbull! Ascoltate il ruggito della folla! Il grande Slopsy è pronto nel suo angolo e anche noi siamo pronti per cominciare. Sono tutti in attesa del gong. E c'è anche la campanella per il primo round. Punch è il primo ad avventurarsi al centro della pista, ma Slopsy si sta solo riscaldando, preparandosi al grande combattimento. Ed eccolo in azione, sta dando una lezione a Pancho. È proprio una bella cosina interessante, o almeno mi sembra. Guardate un po' questo! Pancho è spacciato! Il toro gliele calcagna! Pancho cerca riparo, ma il toro gli è proprio dietro! Si mette male per Pancho! Pancho ha raggiunto lo steccato! Ecco, forse ce l'ha fatta! Sì, è salvo! Guardate quello stupido toro! Che faccia da tonto! Ha l'aria sciocca! Ma che tipo! Quel tipo davvero spacciato, eh! Ma è Panci! Oh no, guardate quel toro mattacchione! Deve decisamente avere qualche rotella fuori posto. Il toro mi sta uccidendo, ma che brutto toro cattivo! Questa volta sarà uno scherzo da ragazzi! Tamales caldi, molto piccanti, tamales piccanti. Assaggiateli ora che sono caldi e ben piccanti, ben piccanti, belli caldi, sono belli caldi, tamales caldi, signori, tamales. Sì, signor, quanti ne vuole? Oh, benissimo, signore, bene. Tamales caldi, eh? Caldi! Non mi fanno certo paura. Onore di presentarvi una grande interpretazione di una favola famosa dal titolo Il lupo cattivo e i tre porcellini, commentata dalla musica di Brahms, le danze ungheresi. La scena inizia con i tre porcellini che stanno costruendo la loro piccola casetta. Io voglio costruire la mia nuova casa con la paglia! Io voglio costruire la mia nuova casa con i fiammiferi!
Io sono un porcellino intelligente e costruirò la mia casa con i mattoni. Thank you.
Salve, mi scusi signora Mucas, si potrebbe togliere da dalle rotaie, noi... Ciao, si sposti, il tempo passa. Si sposti o diventa bisteteca. Sono mucche come quella che danno il sapore cattivo al latte. Acida com'è, non può certo fare la latte dolce. Ecco. Ecco, sì. No, ti vuoi spostare? Allora ti faccio vedere io. Brutto hamburger a quattro zampe. Dispaccio ufficiale. L'ingegner Porchi è pregato di sospendere la sua attività causa riammodernamento del materiale rotabile. Lasciarti soffrire.
auguro il benvenuto a lei e al suo siluro. Ah. Ehi, cos'è quella caffettiera sui pattini? Come Tocchetto Tuzzi, se vuole può vincere il suo siluro. Ah, sì? E allora perché non proviamo, eh? Oh, guarda che potenza! They stand together, give up the share. Non gliela farò passare liscia. Demolizione! Stardust presenta Fantastimondo! G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. Never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe, G.I. Joe's there. Il
l'uomo di acciaio, Superman! Possiede un'incredibile forza fisica. Superman combatte una battaglia senza fine per la verità e la giustizia sotto le sembianze di un giovane reporter, Clark Kent. Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai bimbo come noi? Fanti mollica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai. Con le mie scarpe di truppa e pan bagnato. I'm one of the smokers, which hates all polluters, what hates honey up and square. I dip and I bottom and always I'll drop them, but none of them get. Adesso daremo loro un passaggio fino in prigione. Un giorno con una gran fiammata il principe creò tre piccoli mostri. Winkle, Goom e Pooh. Un giovane principe e tre mostri magici. Io li ho chiamati i piccoli maghi. Se andate a Santa Fe, là vi diranno che non vi conviene scherzare. Quando al galoppo riderò, l'urlo di guerra lancerò. Miau, miau. Ascoltate, abitanti del regno dell'oscurità, noi attaccheremo la terra. Ma è mostruoso. Uccideremo tutti gli abitanti del mondo e ci impadroniremo nelle loro città. Nessuno potrà impedircelo. Noi saremo i padroni del mondo dove splende il sole. Fra qualche giorno dovrai dimostrare di essere all'altezza dei tuoi compiti. Quali compiti? È molto semplice. Dovrai far vedere se hai il coraggio e la forza necessarie per poter diventare re. Per governare gli orsi dovrai essere più audace di tutti. Ma io non voglio diventare re, sto bene così. Alibaba, Caronata Mao. Ecco, salite sul tappeto volante. Come? Attaccheremo dall'alto il castello di Alibaba? Certamente, e non si aspetteranno mai un attacco aereo. Questa è la mappa del favoloso tesoro del comandante Flint! Evviva! È la mappa dell'isola del tesoro, noi potremo impadronirci del tesoro! Evviva! Siamo ricchi! Evviva! Inventiamo qualcosa per non annoiarci? Ah, ci sono! Perché non improvvisiamo una recita di Natale? Beth, vai al pianoforte, suona un motivo strano!
Un motivo strano. Proprio così. Ami, ho scritto una scena appositamente per te. Non voglio recitare una parte difficile. Ma non è difficile, guardami. Oh, Rodrigo, Rodrigo. Bene, provvederò al tuo vestito. Ora sei pronta, Cenerentola, ma c'è una cosa che devi promettermi. L'incantesimo svanirà a mezzanotte e per quell'ora tu dovrai essere di ritorno. D'accordo, fatina buona. Prometto di rincasare prima di mezzanotte.